Da un bel po' di tempo. Oggi è un incontro, io non sono un maestro di fotografia, sono solo un appassionato, e diciamo che la fotografia è un hobby che ha preso il sopravvento negli ultimi 15 anni, ecco. Anche se è una passione che risale a quando avevo 20 anni. E ho cercato di enucleare questa mia passione in questi video che con l'abbinamento della musica vengono enfatizzate le foto. E lo scopo, diciamo, di queste riunioni non è tanto quello di spiegare dal punto di vista tecnico la tecnica fotografica, perché non sono io un maestro di tecnica fotografica, e poi la tecnica fotografica, diciamo, tempi, diaframmi, sensibilità della pellicola, sono cose che in due pomeriggi si imparano. Quello che invece è importante sapere, visto che siamo in un'epoca dove siamo immersi di immagini fotografiche, quello che manca, specialmente le foto fatte con i cellulari, quello che manca è la cultura fotografica, cioè la cultura dell'immagine. Allora, più che spiegare tempi, diaframma, tecnica, la fotocamera reflex, la bridge, la sensibilità della pellicola, i tempi di scatto e tutti questi aspetti tecnici, visto che noi facciamo largo uso di device, cioè di cellulari, di smartphone, allora la fotografia, anziché imparare la tecnica, che ormai lo smartphone l'ha ampiamente surclassata, superata, è importante avere una cultura dell'immagine. Allora, oggi faccio questi video per, diciamo, intrattenere un pochettino. Poi dopo parleremo un pochettino di alcune regole fondamentali che riguardano, attengono specificatamente all'immagine, come alla composizione. Cioè un po' come sono le lezioni che si fanno nelle arti visive, tipo la pittura. Allora, com'è la composizione di un quadro, quella di un ritratto, quella di un paesaggio, vedremo poi dopo la regola dei terzi, la sezione aurea, la proporzione aurea, il punto aureo, come riconoscere una buona fotografia, non nell'aspetto tecnico, tecnico-fotografico, cioè quello di scatto con una fotocamera, con una reflex, dove magari può uscire sfocata la fotografia, può uscire sovraesposta, può uscire sottoesposta, perché abbiamo sbagliato uno di quei parametri necessari per comporre una buona foto, perché è una sorta di equazione che si va a creare: tempi, diaframmi, sensibilità de pellicola. La combinazione di questi fattori permette di ottenere uno scatto fotografico tecnicamente corretto. Ma poi, tecnicamente corretto, ma una foto brutta, una foto che non esprime niente. Allora, siccome la fotografia è una categoria umanistica al pari della letteratura, al pari della pittura, e quindi come tale è soggetta a interpretazione. Allora, come fare una buona foto? Intanto, escludendo l'aspetto tecnico che non ci riguarda in questa sede, come dicevo, è la cultura dell'immagine, come riconoscere una bella immagine, una bella composizione. Quindi lo scopo è la composizione. Che poi noi facciamo le foto con gli smartphone, però con lo smartphone, che vengono anche delle ottime foto, oggi ci sono degli artisti internazionali che fanno mostre di fotografie scattate con l'iPhone. E
quindi per dire che escludendo la tecnica utilizziamo la composizione, facciamo largo uso dei mezzi che la tecnologia ci mette a disposizione, occupandoci e dedicandoci prevalentemente alla composizione. Composizione uguale cultura dell'immagine. Questo, insomma, è un pochettino la premessa che è doveroso fare per poterci poi addentrare negli aspetti tecnici della composizione. Adesso vi faccio vedere dei video. Il primo ve lo spiego. Io andavo spesso a Roma per questioni di lavoro, andavo a consegnare, depositare delle paratiche a Roma e quindi avevo l'abitudine di prendere il Frecciarossa. E siccome ero perfettamente sincronizzato con gli orari, scusate, io faccio fatica a stare in piedi, purtroppo ho una sclerosi multipla che mi è stata diagnosticata all'età di 50 anni, proprio cosiddetto caso di esordio tardivo di questa patologia, perché colpisce prevalentemente i giovani. E quindi faccio un po' di fatica a stare in piedi, ma faccio questa presentazione unicamente perché questo mio intervento va a intersecarsi in questo progetto diversamente, perché diversamente la vita è come se si fosse spezzata in due nel momento in cui mi è stata fatta la diagnosi. In mezzo alla mia carriera professionale avere questa diagnosi qua è come percepire un pochettino il fallimento della propria esistenza, cioè che cosa succederà se via rotella, si pensano tutte queste cose qua. In realtà, ecco, con la voglia, con la forza di vivere, con la capacità, con la progettualità, ecco, con la positività che è la prima medicina, che è quella che la positività è quella capacità dell'individuo di proiettarsi verso il futuro e con quello andare alla ricerca di tutte quelle risorse che abbiamo dentro di noi. Ciascuno di noi ha delle risorse, a volte latenti, nascoste, ma ci sono, bisogna tirarle fuori. E sto bene. Andiamo al solo, altrimenti ci perdiamo in chiacchiere. Allora, io vi faccio vedere questo video che ho scattato a Roma, dicevo, alla stazione Termini. Nelle stazioni non si può fotografare, è vietato, per una ragione di sicurezza. Però io con la mia piccola Nikon sono riuscito a scattare queste foto. È un tipo di fotografia, un genere fotografico, esistono una trentina di generi fotografici. C'è la fotografia, la street photography, c'è la fotografia di strada, c'è la fashion, la fotografia di moda, la foto di paesaggio, tantissimi tipi di fotografie. Questa è street photography, specificatamente è in bianco e nero, con tempi di posa piuttosto lunghi, per cui vedete delle immagini che apparentemente sfocate, in realtà è un po' con la tecnica del mosso, che per via del fatto che usando dei tempi di apertura del diaframma molto lunghi vengono queste immagini che danno una certa dinamismo, una certa dinamica, cioè si vede proprio che come se la persona, il soggetto inquadrato stesse muovendo, danno questa sensazione di dinamica. Ecco. Adesso vi faccio vedere questa cosa qua. E che cosa è successo? Che quel giorno io sarei dovuto rientrare alle 15.30, avrei dovuto prendere il treno di rientro delle 15.30, anzi delle 18.30. Siccome c'era il treno delle 15.30, allora io tentai in biglietteria di cambiare il biglietto dalle 18.30 alle 15.30. Non mi è stato possibile, ho dovuto aspettare alle 18.30. Allora immaginate un appassionato di fotografia con una fotocamera in mano in una stazione, che cosa fa? Si mette a fotografare. Avevo tempo disponibile, avevo tanta possibilità di fare una variegata platea di soggetti, ecco, quindi mi sono messo a scattare la fotografia. Quando sono andato a casa ho montato il tutto, ho messo una musica e è venuto fuori questo video che ora vi presento.
è il racconto. Che cos'è poi tutto questo libro? È il racconto di un pomeriggio. Farvi immergere in un pomeriggio alla stazione di Terni, il mese di luglio, che era un sole che spaccava le pietre. Allora ci sono dei tagli d'ombra molto netti, tagli di luce molto netti, delle ombre molto nette. E questo è il racconto di un pomeriggio. Come vedete ci sono foto molto semplici, fatte con una foto. Niente di eccezionale, niente di... Però la combinazione di tutte queste foto crea un racconto. La musica, non so se vi è bello. Bellissimo. Adesso vorrei farvi vedere un altro video, che però questo, un'atmosfera totalmente diversa, anziché in un ambiente così bianco e nero, con questi tagli di luce così netta, queste ombre così dure, queste... è un ambiente molto quasi poetico. Si tratta di un mio carissimo amico, a dire vero, un mio cliente che ho qualcosa come 40 anni, nell'86 quando ho iniziato l'attività professionale, lui è stato uno dei primi clienti, è rimasta un'amicizia immensa. E io ogni volta che arriva il periodo del mese di ottobre, io lo vado a trovare in campagna perché vado a prendere un po' di vino, un po' di olio. E questo agricoltore, i figli stanno a Milano, Torino, Modena, e lui da solo. Sto seguendo a San Guglielmo e Pellegrino, dove c'è
Franco Russo e Alfredo Urbano, quello che andrà in Africa, che ha fatto le foto qui queste qui sono cazzate qua. Tra l'altro questa è fatta da Antonio, che c'è proprio. E lì si farà adesso un corso. Parlando di composizione, cioè quello, il metodo oppure le attenzioni da porre nel momento in cui noi scattiamo una foto con uno smartphone. Ipotizziamo questo, escludiamo reflex e tutto il resto. Allora, quali sono le regole fondamentali? Esistono delle regole che in realtà non sono regole rigide da rispettare con indefettibile rigore, ma quello di perché poi queste regole si apprendono con la pratica, indirettamente, si fanno involontariamente. Una volta che si è capita la tecnica, vengono scontate. Vi faccio vedere alcune di queste regole. Le regole sono due: la regola dei terzi e la proporzione aurea. Facciamo un esempio. Vedete questa immagine? Si vede? Questa immagine è stata fatta con l'intelligenza artificiale, l'ho fatta proprio ieri sera, diciamo simulando. Gli ho chiesto a Bing: fammi un'immagine dove mi devi mettere un girasole, un vecchio rudere, un campo di girasole, più vecchio rudere, paesaggio. È venuto fuori questo. Naturalmente poi avrei potuto dire, aggiungere oscurami il cielo, oppure mettimi un raggio di sole, avrei potuto fare questo. Questa è la tecnologia, la tecnica ci sta sorclassando. È questa, però l'intelligenza artificiale ha rispettato le regole. Le regole quali sono? Voi vedete l'immagine, è quasi, c'è il cielo che è una fascia. Al centro ci sta quasi il rudere e poi sotto ci sta il campo di girasole. Facciamo un altro esempio per spiegare meglio. Questa è la regola dei terzi. Allora, immaginiamo che il campo visivo di una fotocamera lo suddivisiamo in tre fasce, anzi in sei. In sei quadrati, praticamente, anzi no, perché tre fasce sopra, orizzontali, e tre verticali, va bene? Sono sei fasce. Allora, tramutiamo questa immagine, questo è un paesaggio, questa è l'immagine che rispetta rigorosamente la regola dei terzi, ma come vedete è un'immagine totalmente piatta, piatta come una frittata. Invece, se noi, però, vedete, rispettando questa regola, cos'è che viene in sovrimpressione, cioè che viene il colpo d'occhio? È la distesa di grana, perché il cielo viene, diciamo, tralasciato, però colpisce il campo di grana. Adesso vediamo una regola dei terzi un pochettino più... Vediamo se riusciamo a ecco qua. Vedete, la regola dei terzi qua rispetta sempre questo schema qua, però il punto visivo, il punto aureo, che così si chiama, colpisce dove sono gli occhi della ragazza. E gli occhi della ragazza dove stanno? Su uno dei quattro punti di intersezione della regola dei terzi. Colpisce direttamente qui. Quindi, quando vedi un'immagine, cosa ti colpisce? Ti colpiscono gli occhi, ma perché gli occhi, l'immagine, l'abbiamo composta così. E voi potete vedere tutte le fotografie di fashion, qualsiasi tipo di fotografia, rispetta rigorosamente queste regole, non in maniera... Anche questa, vedete questa? Vedete gli occhi della ragazza? Allora, qui... la regola dei terzi
si va a intersecare, a sovrapporre a un'altra regola, la regola delle proporzioni aurea o del punto aureo. Il punto aureo, cioè il punto dove l'occhio va a cadere nel momento in cui si vede una fotografia. Vedete, va a cadere giusto in quel punto là, perché nella fotografia si esamina il soggetto e il contesto. Il contesto è il soggetto stesso, e cioè la fotografia, il soggetto e il testo e il contesto sono tutt'uno, e quindi si forma l'immagine attraverso il soggetto e il contesto. Il contesto a volte dà una soggettività all'intera immagine, e il contesto stesso a volte prevale più il contesto che non il soggetto stesso. E vi faccio vedere qualche altra immagine dove c'è appunto questa dove si evince questa mia affermazione. Guardate quest'altra immagine. Dove va a cadere l'immagine? Cosa colpisce? Questo punto qua, il punto in cui i due occhi si incrociano. E allora questo è il soggetto e il resto è il contesto. Ma il contesto è quello che dà soggettività ai due sposi, nel senso che loro si stanno guardando negli occhi in un campo di grano. Allora si guardano negli occhi e il soggetto, il campo di grano e il contesto. E l'immagine è due occhi, due innamorati, due sposi in un campo di grano. Questa è diciamo, in termini diciamo espressivi, è quello che diceva la fotografia. Quest'altra, un'altra immagine, regola dei terzi. Dove sta la barca? Sta in uno di quei quattro punti, sta qua, ed è un fatto anche di proporzione. Adesso vedremo il discorso della proporzione aurea. La barca sta qui, è nella giusta proporzione perché occupa giusto questa parte centrale che tocca i due punti di intersecazione, e il resto è tutto contesto, è una barca in un lato. Quest'altra foto, regola dei terzi, il cielo sta sopra, il mare sta al centro e in basso c'è la battigia. La bambina dove sta? Sui due punti di intersecazione, il soggetto e il contesto. L'insieme è una bambina sulla battigia, sul mare, davanti al mare, che osserva il mare. E questa è l'interpretazione della foto. Adesso andiamo a vedere l'altra regola, quella della proporzione aurea. Allora, diciamo schematicamente si può racchiudere in questa immagine qua, cioè il punto che colpisce una fotografia è tutto il contesto. Allora io quando guardo questa immagine mi fa capire che l'occhio va a vedere, a colpire questo punto qua, e il contesto va in, diciamo, va sullo sfondo. Andiamo a vedere la rappresentazione concreta di questa immagine. Naturalmente non è che deve servire questo schema qui, può servire anche lo schema capovolto. Adesso facciamo anche lo schema capovolto, vabbè, andiamo avanti. E questo noi lo possiamo vedere anche nella Gioconda. Nella Gioconda, quando noi guardiamo il quadro della Gioconda, che cosa ci colpisce? L'espressione, gli occhi. Questo ci colpisce, e poi il tutto si va a proporzionare, l'occhio, poi dopo, cioè l'occhio fa proprio questo movimento qua, guarda questo e poi va a guardare il contesto, gli abiti e le mani. Questo è ciò che vede una persona di fronte a un quadro. A quadro radio quadro. Andiamo a vedere quest'altra immagine. Quest'altra immagine, vedete, il punto aureo tocca gli occhi del cane, l'espressione del cane, il resto è tutto contesto. Ma voi mi dite, questo è tutto inutile, perché io avrei potuto scattare solo questo, ma non avrebbe dato la rappresentazione di soggetto e contesto.
cioè in altre parole come se questo fosse il testo scritto e questo fosse il foglio bianco, ecco, il foglio sul quale è scritto il testo. Andiamo anche a queste immagini, anche su che questa proporzione aurea vale anche per qualsiasi foto, quella di paesaggio, questa è una di paesaggio ad esempio, dove colpisce l'occhio, adesso questa è un'immagine rimpicciolita, ma cosa colpisce l'occhio? Questo signore qua che sta passeggiando in un contesto maestoso. Questa foto non è ben rappresentata perché il soggetto è piccolo e quindi non dà una rappresentazione concreta. Andiamo a un'altra immagine, questa. Questo è un altro esempio dove c'è il soggetto e il contesto, il punto aureo e questi signori che stanno passeggiando e questo è tutto il contesto. Ma vedete, c'è una proporzione tra soggetto e contesto. Ci sta intorno, ma la materia prima è la luce, perché se non c'è luce, zero fotografia. Va bene, spero che... È andata benissimo. Prima che qualcun altro se ne vada,
io vorrei fare una foto di gruppo. Sì. Che ne pensi?